Allora, siamo con Giampieri. Michele, raccontaci questa partita vinta 2-0 sull'Aurora che, come voi, è attrezzata per un buonissimo campionato. È stata dura perché loro facevano un pressing già alto dall'inizio, ci ha mandato un po' in difficoltà, poi il campo è molto più grosso del nostro. Sì, esatto, qui al circolo cittadino. Magari cercavamo il rimorchio che poi non arrivava mai. Alla fine siamo stati bravi nei contropiedi. Abbiamo fatti due buoni, anche perché a livello del gioco è stato molto, da un po' tutte e due le parti, mi sento di dire, molto a lanci lunghi, perché sì, esatto. Era molto chiuso. Però ecco, esatto, tu hai detto lanci lunghi, ma la difesa guidata da te è stata sempre impeccabile, doveva essere uscita, palla al piede, non ti sei mai trovare impreparato. Speriamo che duri fino alla fine, anche perché poi magari nel primo tempo è stata più facile, poi nel secondo tempo si inizia un po' a sentire la stanchezza poi sul campo duro, però sì. Una vittoria sommato importantissima, no Michele? Cioè, si distanzia un po' quelle che sono le squadre simili a voi, tipo appunto l'Aurora e tutte le... Sì, poi abbiamo bisogno di fare punti, anche se secondo me, essendo un gruppo nuovo, magari nella seconda metà del campionato verremo fuori un po' meglio. Per adesso andiamo avanti molto con le giocate singole, magari qualche spunto individuale più che con il gioco completo. Grazie mille Michele, allora in bocca al lupo per il proseguo del vostro campionato e avanti GLS. Avanti.